Allora, siamo qui a chiedere questa area al comune per poter delimitare i gatti in modo da non infastidire chi lavora qui e chi viene per nuotare, in modo che da qua non uscirebbero più. Abbiamo sollecitato già il comune, è quasi un mese che chiediamo di poter fare una Avete avuto ricerca. le risposte dal comune? No, ancora no. Di poter fare una recinzione per potermi tenere qui. La recinzione sarebbe da tutti i lati, compreso sopra, in modo che i gatti sarebbero stanziati qua senza più doversi muovere. Avrebbe libero accesso solo noi volontarie e chi vuole venirli a far visita. I gatti sono tutti domestici, sono tutti vaccinati, la colonia è registrata. I gatti non trasmettono malattie, sono abituati al contatto con il pubblico, anche se oggi non sembra, la piccolina. Sono abituati, sono socievoli, già negli anni passati hanno avuto rapporti con i bambini che frequentano l'impianto, i bambini del centro estivo, non hanno mai graffiato nessuno, soprattutto i gatti, sfatiamo qualsiasi mito, non trasmettono malattie, i gatti non inquinerebbero la piscina perché sarebbero stanziati qua e soprattutto il gatto non Dobbiamo nuota. sfatare ancora un'altra cosa. Il gatto nero che porta al male è una stupidaggine Sì, gigantesca. il gatto, altrimenti qua sono quasi tutti neri, a parte lei e No, no, un'altra ma proprio signorina. cioè, non c'entra assolutamente, a parte che la superstizione è una stupidaggine per se stessa, ma proprio il gatto nero, se la vogliamo mettere dal punto di vista della superstizione, non c'entra assolutamente No, niente. Sono assolutamente no. sciocchezze. Sono sciocchezze. Ricordiamo anche che le colonie sono tutelate dalla legge approvata nel 1991, quindi le colonie per legge non si spostano, non si possono spostare da nessuno. Possono essere messi in sicurezza e questa area inutilizzata ad oggi, sono 12 anni che quest'area è inutilizzata, potrebbe essere rivalutata a livello urbanistico facendo un'area loro dedicata con accesso ai bambini, alle persone anziane che vengono a trovarli. Riqualificare questo territorio lasciato in abbandono da anni, quindi andrebbe solo a giovare la città, a mio avviso. Rinnovo l'invito al Comune di farci sapere la sua decisione alquanto prima, anche perché a breve i lavori andranno ancora avanti e verrà installata una guaina che potrebbe risultare pericolosa per loro, in quanto i gatti, si sa, sono animali curiosi, si muovono ovunque. Adesso, stando in libertà, ovviamente potrebbero andare anche sull'area del cantiere. Confinandoli qua sarebbe la cosa migliore sia per loro che per chi non vuole i gatti nell'impianto e quindi per tutti.